Sì, dobbiamo discutere del disagio giovanile nell'età del nichilismo. Un problema che mi sono posto nel 1900, no, 2005, quando a Parigi ho conosciuto Miguel Benasayag, che aveva scritto un libro, a mio parere, molto importante, che siamo riusciti a tradurre in italiano con la Fettrinelli. Intitolato L'epoca delle passioni tristi. Ben Sayaga ha detto che i giovani stanno male non per ragioni, per ragioni psicologiche: tutti quanti noi nell'adolescenza siamo stati male in qualche maniera per ragioni psicologiche, nel senso che l'adolescenza è caratterizzata da un'intensità massima di pulsioni erotico-sessuali e i lobi frontali, che sono i lobi della maturità, della razionalità, arriva la maturazione. A 20 anni, quindi c'è uno squilibrio anche perché gli adolescenti sono in crisi, sono in crisi perché hanno un livello pulsionale eccessivo rispetto al livello razionale. Bene, lui diceva che i giovani non stanno male per ragioni psicologiche, ma per ragioni culturali e, e questo era dovuto al fatto che per loro il futuro non era più una promessa, ma era una minaccia. Ecco, io non so se per loro è una minaccia, certamente il futuro è imprevedibile e quando è imprevedibile il futuro non retroagisce come motivazione. Perché devo lavorare, perché devo studiare se non c'è niente davanti a me che opera da incentivo e se retroagisce come demotivazione uno si ferma si ferma e vive quello che io vado chiamando l'assoluto presente, impresa diretta 24 ore su 24, senza uno sguardo al futuro perché un simile sguardo produrrebbe angoscia. Ho detto, vabbè, forse non è una minaccia, però è imprevedibile, questa imprevedibilità è dovuta ad una situazione che si è venuta a creare. E che io ho battezzato età del nichilismo. Età del nichilismo. Mm. Nichilismo è una parola inventata da un russo, Turganoviev, a metà dell'Ottocento, ma è stata sistemata e definita con estrema chiarezza da Nietzsche, il quale definisce il nichilismo con tre proposizioni molto rigorose. Manca lo scopo, manca la risposta al perché tutti i valori si svalutano. Dunque che i valori si svalutano non è una cosa interessante nel senso che la storia va avanti per svalutazione e rivalutazione di valori. Innanzitutto i valori non sono entità metafisico teologiche che scendono sulla società. I valori sono dei coefficienti sociali con cui una società decide che una società decide di assumere eh, in quanto li ritiene i, i, i migliori per ridurre la conflittualità. Niente di più, niente di meno. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di uguaglianza, è cambiato tutto, ma non è finita la storia. Se i valori non trasmutassero noi saremmo ancora all'età dei babilonesi. Quando le persone anziane dicono... Questi giovani non riconoscono più principi, valori, quello che chiamano principi e valori sono parole nobili, no, nobili con cui le persone anziane rimpiangono la loro giovinezza e magari anche la loro sessualità, niente di più e niente di meno. Le cose importanti invece sono le prime due frasi di Nietzsche, manca lo scopo. Scopo è una parola greca che viene da scopeo. Scopeo. È un verbo greco che vuol dire guardare avendo in vista un bersaglio. I greci, la grecità che è una cultura della luce, aveva diversi verbi per dire guardare, vedere. Se io contemplo avevano il verbo orao, da cui per esempio la parola panorama, ma se io guardo invece mirato a un bersaglio da raggiungere, da scoprire, da indagare. Allora quello, questo bersaglio si istituisce come scopo. Anche noi abbiamo le parole telescopio, che non è guardare il cielo tanto per contemplarlo quanto per individuare delle stelle, microscopio, endoscopia, sono tutti sguardi mirati. Bene, se il futuro non ha un obiettivo, non ha uno scopo, allora accade appunto questa prima, prima cadenza nichilistica. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Perché mi devo impegnare nella vita se niente mi motiva? Perché devo stare al mondo? Qui entriamo in una situazione un pochino più pesante, dimenticando o trascurando o non considerando che in Italia si suicidano 400 giovani all'anno, che non è una cifretta da niente che è qualcosa di, uno più, di, un, di più di uno al giorno. Due mesi fa sono stato invitato da una clinica psichiatrica di, di Locarno a parlare del disagio giovanile. Ho chiesto loro perché e mi hanno risposto perché il canton ticino ha superato la Svezia, il Giappone e la Corea del Sud in termini di suicidi giovanili. Il canton ticino è qua dietro. Eh? Ecco, qui allora ci sono delle grosse responsabilità e della famiglia e della scuola. La famiglia che si è mal adattata a questo radicale cambiamento del mondo. E la scuola. Ma incominciamo dalla famiglia. I giovani di oggi sono persone che un certo giorno sono nate e, come tutti quelli che nascono, nei primi sei anni di vita, come dice Freud, devono formarsi le mappe cognitive e le mappe emotive. Freud dice che si formano i primi sei anni di vita in maniera definitiva. Cos'è una mappa cognitiva? Il modo con cui io conosco il mondo. Cos'è una mappa emotiva? Il modo con cui dentro di me, risuonano dentro di me gli eventi del mondo. Queste mappe si istituiscono nei primi sei anni di vita, diceva Freud. Oggi le neuroscienze sono un pochino più severe e dicono che si formano definitivamente nei primi tre anni di vita. Che succede? Si ha cura di questi bambini mentre si formano le mappe emotive? Oppure no? La nostra società fa sì che i genitori devono lavorare entrambi perché altrimenti la famiglia non sta in piedi per ragioni economiche. E allora può darsi che, se questo è il sistema economico e sociologico con cui la nostra società si è strutturata, forse non siamo più in grado di stare attenti ai bambini. I bambini fanno vedere come sono le loro mappe. Lo fanno vedere per esempio nei disegni, e quando presentano i disegni alla mamma, la mamma dice sì, adesso però devo farti mangiare, te riguardo domani, domani vuol dire mai, il che determina una sorta di frustrazione nel bambino, una perdita di autostima, un'inclinatura della propria identità, perché l'identità dovete sapere, non è un dato che noi abbiamo per il fatto che siamo al mondo, l'identità è un fatto psichico. È il prodotto di una relazione sociale. Io non ho un'identità al di fuori di quelli che me la riconoscono. Se la mamma dice al suo bambino che è bravo e la maestra dice che è intelligente, il bambino si fa un'identità positiva. Se la mamma gli dice al suo bambino che non è bravo, e la maestra gli dice che è un cretino, si forma un'identità negativa. L'identità è un fatto sociale, non è un fatto naturale. E allora bisogna stare attenti a non incrinare l'identità dei bambini. Poi i bambini, che fanno i bambini, eh, hanno, a un certo punto della loro età, incominciano a costruire delle relazioni causali, perché i bambini nascono completamente folli, acquistano la ragione gradatamente. E che siano completamente folli è che se... Uno della mia età si comportasse come un bambino che passa dal riso al pianto e quando prende in mano un bicchiere non si sa che destinazione ha, oltre a quello di bere, mi porterebbero subito in manicomio. I bambini sono folli e acquistano gradatamente la ragione. Uno dei meccanismi attraverso cui acquistano la ragione è l'acquisizione del principio di causalità. Il principio di causalità, è il principio di non contraddizione, prima di essere dei delle espressioni logiche, sono delle espressioni antropologiche. L'uomo nascendo in un contesto, i popoli primitivi, e torniamo indietro proprio all'origine del tempo, per poter riuscire a sopravvivere, hanno dovuto stabilire il significato univoco delle cose e soprattutto il nesso causale tra le cose. Allora, quando il principio di non contraddizione dice il bicchiere e il bicchiere e non altro, non è una verità, perché il bicchiere può essere usato per bere, ma può essere anche usato per picchiarlo in testa al proprio fratellino, allora diventa un'arma impropria. Quindi non è vero che le cose si rispondono alle regole della ragione. Però il principio di non contraddizione è utile, in maniera tale che quando il bambino prende in mano un bicchiere, perché le mamme gli sono intorno, perché non si sa l'uso che se ne fa, gli cambia significato di volta in volta. Quando ha in mano un pennarello, un po' disegna, poi dopo se lo mette in bocca il pennarello acquista un altro significato che è quello di biberon. Poi glielo caccia nell'occhio suo fratello, e diventa anche quella un'arma impropria. Le cose sono polivalenti quanto al loro significato, e solo grazie alla ragione che stabilisce questo e questo e non altro, principio di non contraddizione, riusciamo a convivere. Per cui adesso io sto usando il microfono e vedo che nessuno in prima fila si spaventa perché presume che io lo tratti da microfono, questo, non può essere anche un'altra cosa. E poi il principio di causalità. Principio di causalità che riduce l'angoscia dell'imprevedibile. Se io riesco a stabilire un nesso per esempio tra il tuono e il fulmine, adesso non so chi arriva prima non mi ricordo, ma supponiamo che arrivi prima il tuono, quando arriva poi il lampo non mi spavento perché ho fatto un rapporto di causalità tra le due cose, se no mi spavento due volte. Come fanno i bambini a stabilire rapporti di causalità? Pongono delle domande che si chiamano perché. E incomincia quell'età in cui chiedono il perché di ogni cosa. Sono domande filosofiche, tutte. Perché i bambini sono più filosofi degli adulti, anzi sono addirittura sono filosofi ontologici loro. Gli adulti poi se la dimenticano l'ontologia. E, e queste domande bisogna rispondere. E lo so che è difficile, ma bisogna rispondere. Non so, io camminando una volta in via Vittorio Emanuele, in galleria, ho visto due signore ben vestite, una delle quali aveva un bambino a fianco e il bambino... A un certo punto ha detto alla sua mamma: Secondo me Dio non esiste perché non ha la mamma. E vedo che voi ridete, la stessa cosa ho fatto alle mamme, malissimo. La mamma deve rispondere a questa domanda, perché è la ricerca del principio di causalità. Se tu ridi, non gli rispondi. Il principio di causalità stenta a farsi strada in quella testa. Il ragionamento era perfetto: Se io sono al mondo perché c'è una mamma, come fa a esistere Dio se la mamma non ce l'ha? È difficile rispondere, sì, sono in grado io di rispondere, no, però bisogna provarci. Bisogna secondare il domandare infantile, bisogna stare attento a cosa chiedono e riuscire a rispondere. Poi i bambini vanno a scuola, quando vanno a scuola incomincia quella cosa terrificante dei genitori che parlano male delle maestre. Ma stiamo scherzando? Il bambino quando va a scuola differenzia la sua affettività. Attenzione bene, questo. Prima c'è un'affettività rivolta a tutto il mondo genitoriale, poi la indirizza anche alle maestre. Eh? Se i genitori parlano bene della maestra, queste due affettività riescono a convivere, con la serenità del bambino. Ma se il genitore parla mai della maestra perché si ritiene superiore alla maestra, malissimo, perché le maestre sono gli insegnanti più degni che ci sono nell'ordine scolastico italiano, e non lo dico io, a Venezia c'è stato un. Un bel congresso internazionale in cui hanno fatto vedere che per esempio la scuola elementare in Italia è al sesto posto nel mondo, mentre la prima università italiana era al 187 posto. Quindi bisognerebbe dare lo stipendio dei professori universitari alle maestre e quello delle maestre ai professori universitari, anche perché le maestre fanno un lavoro che non è solo mentale, è anche affettivo si danno del tu, si abbracciano, si baciano, la mia maestra, ogni tanto devono anche pulire il sedere dei bambini che ancora sono incontinenti. È un lavoro tremendo. Ecco, i genitori si mettono a paramare delle maestre creando una divaricazione nell'affettività dei bambini. Conseguenza di questa divaricazione non dico che sia la schizofrenia, anche se la scissione, schizofrenia vuol dire scissione. La scissione su base affettiva è uno dei sintomi della schizofrenia. Non dico che questo genera la schizofrenia, ma certamente genera una sfiducia di base. Perché se il papà che amo o la mamma che amo parla male della maestra che amo, io non mi fido più di nessuno. Dopodiché i genitori non si devono lamentare che quando arrivano all'adolescenza i bambini se ne fregano. Chi è che ne ha insegnato a fregarsene? A non fidarsi di nessuno del mondo adulto? Questi ragazzi che mi hanno scritto, eh, ho chiesto loro perché scrivete a me e queste cose non le dite ai vostri genitori, ai vostri insegnanti. Risposta, perché conosciamo già le loro risposte prima di fargli le domande, quindi non parlano più questi adulti con loro. I genitori devono sapere che quei bambini possono parlare fino a 10, 11, 12 anni, poi basta, poi la parola dei genitori è parola vana. Per cui dopo, se il genitore dice studia, diventa una parola vana. Se invece a questo ragazzino studia, glielo dice la sua prima morosetta, diventa una parola efficace. Giusto? Perché c'è quel passaggio dal mondo dell'amore incondizionato di natura genitoriale al mondo condizionato, relazionale, orizzontale, che è il mondo dei propri simili. E allora dopo non funziona più, dopo non puoi più pretendere che tuo figlio ti parli se tu non gli hai mai parlato, se non hai mai giocato insieme a lui. I genitori devono curare i bambini, almeno fino a 12 anni, devono essere presentissimi, guardare da vicino ogni piccolo progresso, significarglielo questo progresso, farglielo notare al bambino, in modo che cresca la sua autostima. Allora nasce una fiducia nel mondo genitoriale e magari anche nell'adolescenza si apre un discorso. Se tutto questo non avviene, se al posto delle parole arriva un'infinità di giochi, comprati all'autogrill quando si torna dal lavoro, fuori... Basta, non puoi pretendere che tuo figlio un giorno ti parli e il tuo linguaggio alla fine sarà come va a scuola e a che ora torni, fuori di lì non hai più possibilità di parlare. Dopo i 12 anni quello che funziona è semplicemente l'esempio. Danno buoni esempio i nostri genitori, eri <ride> proprio di no con le famiglie di oggi, è un disastro. Vabbè, voi le conoscete meglio di me, separazioni, divorzi, litigi in casa. Ecco l'esempio invece funziona, un buon esempio funziona e dopo dieci anni in cui vi fanno vedere i sorci verdi, tornano, tornano su base esemplare, ma voi dovete attrezzarvi a vedere i sorci verdi e dovete anche rassegnarvi a parlare con loro quando loro aprono la porta, non dovete spaventarvi quando la sbattono la porta per uscire di casa, perché o lo fanno in famiglia 13-14 14-15 anni perché tutti dobbiamo fare l'edipo e uccidere il padre, o se no, dopo l'edipo lo si va a fare allo stadio o con la polizia. Bisogna comunque farlo. Bene, poi i ragazzi vanno nelle scuole superiori e qui, eh, nelle scuole superiori, cosa succede? Eh, succede che interviene quella cosa potentissima. Che si chiama erotica, che non è solamente sessualità, è anche sentimento, è anche emozione. La quale erotica mm, non è qualcosa che si aggiunge alla visione del mondo che il ragazzo ha, si è fatto nei primi 12 anni. L'erotismo, la sessualità, non è qualcosa che si aggiunge. L'erotismo e la sessualità è qualcosa che ti obbliga a rifare radicalmente la tua visione del mondo. A rigiudicare te stesso e il mondo. La parola crisi viene da Crino, che vuol dire giudico. La crisi è il lavoro della riformulazione radicale della visione del mondo. Freud, in un articolo del 1909, dedicato al ginnasiale, dice che la scuola deve fare qualcosa di meglio che indurre i giovani al suicidio. Si vede che già allora le cose andavano così che ridurre le cose al suicidio, ehm, perché dice che il lavoro psichico di un ragazzo che avviene in un ragazzo a sua stessa insaputa, non è cosciente il ragazzo di essere costretto a fare questa trasformazione, la sta facendo, è così faticoso, dice Freud, che la scuola non deve essere l'ultima prova della vita, ma semplicemente un gioco di vita. Gioco non vuol dire che si deve giocare. Non significa che si deve andare a mangiare la pizza con gli studenti, mai per favore, mai, perché un professore che va a mangiare la pizza con gli studenti non è più Dio. Tutti sappiamo che il successo di Dio è che nessuno l'ha mai visto, il giorno che vai a tavola con loro sei uno qualsiasi. E poi, mh, e poi eh, questa mh, eh, I giovani cercano l'autorità e eh, non state a credere, la vogliono perché si sentono insicuri, vogliono affidarsi a qualcuno, vogliono avere un modello, però questa autorità deve essere autorevole, deve essere qualcosa di significativo. Un gioco di vita significa che i giochi hanno delle regole e le regole vanno osservate. Ma queste regole diventano significative e rassicuranti alla sola condizione che vengono proposte in un contesto dove chi le propone ha acquisito una certa significatività rispetto a questi ragazzi. E qui arriviamo al puntum dolens. Se i ragazzi si trovano in condizioni erotico-emozionali, non affettive, bisogna andare a prenderli là dove sono. E se sono là, bisogna arrivare là. I professori devono arrivare là. Non uh, introducendo le ore di educazione sessuale, che i ragazzi ne sanno meglio di professori. No, bisogna proprio beccarli a livello erotico, cioè entrare nel loro impianto affettivo, nel loro impianto emozionale. Bisogna prenderli lì dove sono, non sono da un'altra parte. Queste cose non le dico io, le dice Platone per primo. Platone dice che non si può imparare se prima non c'è una dimensione erotica, ta' erotica, come condizione fondamentale dell'insegnamento e dell'acquisizione del sapere. E anche filosofia è una sofia, è un sapere che si acquisisce attraverso la filia, attraverso una condizione di amicizia, di amore. E di amore Eros, dice Platone, è filosofo. Eh? Non si entra anche nella cultura cristiana. Per quanto severa, con Paolo di Tarso dice non entrate in veritatem nisi per caritatem, che tradotto un po' laicamente non entri nel sapere se non attraverso l'amore. I professori amano i loro studenti o hanno semplicemente paura dei loro studenti. Non lo so. Questo cosa comporta? Comporta che i professori, purtroppo lo so che qui i professori mi detestano, mi insultano, mi scrivono di ogni. Perché dico che i professori, per fare i professori, devono essere sottoposti a un test di personalità, che verifichi oltre al loro sapere anche la loro capacità di comunicare e anche la loro capacità di affascinare. Platone dice che si impara per imitazione, per partecipazione, per fascino. Io aggiungerei anche per plagio, perché no? Meglio il plagio della demotivazione. Eh? Almeno nel plagio hai una direzione, nella demotivazione non sai più che strada prendere. O oh, il professore Sarrabia non si dico queste cose, ma guardate che chiunque va a lavorare per andare a lavorare deve sostenere dei colloqui. Non credete che i colloqui siano un parlare del più del meno, i colloqui sono dei veri e propri testi di personalità. Se una casa editrice deve assumere un correttore di bozze, nel colloquio quello che verifica la sua attenzione polarizzata a vedere se questo candidato è un ossessivo grave, perché solo se è un ossessivo grave può essere un buon correttore di bozze, perché altrimenti è un disastro. La stessa cosa lì, sei capace di comunicare, sei capace di affascinare. Non so, io penso, un corazziere non può fare il corazziere se è alto 1,50. Un professore, anche se non sa comunicare, non sa affascinare, può fare il professore per 40 anni per motivare classi e classi di studenti. E la demotivazione è l'anticamera della depressione e la depressione, quando è grave, diventa l'anticamera del gesto estremo. Hanno una responsabilità pazzesca questi professori già che se ne rendano conto, fanno i professori senza che nel loro curriculum sia mai stato eh, indicato loro lo studio per esempio de della psicologia dell'età evolutiva, non ne sanno niente, non ne sanno niente, non solo, ma la scuola italiana a seguito dei pedagogisti appena comparsi eh, la gente si è arrabbiata con l'ultima riforma della scuola perché i professori dovevano essere trasferiti dal sud al nord. È ovvio: se al nord ci sono tanti studenti, e al sud ci sono tanti professori, bisognerà trasferire uno o l'altro, mica si possono trasferire i ragazzi. Ma il problema grave, invece, passato inosservato, passato inosservato, è il passaggio che si è determinato dalla comprensione della soggettività dello studente alla considerazione limitata alle loro prestazioni. Esempio, a Milano nei licei non si fanno più i temi in classe, i temi sono il luogo in cui lo studente tira fuori la sua soggettività, ma come si fa, dicono i pedagogisti sul modello americano, a valutare la soggettività degli studenti? Non si può, allora i temi non li facciamo più, quindi non li conosciamo più questi ragazzi e facciamo la comprensione di un testo scritto, io ti do un testo ti segnalo dieci parole, tu mi dai la spiegazione di queste dieci parole ogni parola che sbagli un voto in meno quindi tu sei misurato dalla prestazione non sei misurato nella... in chi sei tu perfetti sconosciuti diventano dopo questa riforma pedagogica di cui nessuno ha parlato e nessuno si è scandalizzato e i professori sono perfettamente adeguati c'è una lettera di, una, di uno studente che dice, caro professore, lei vedo che tro si trova in imbarazzo con la, pagella, con la lavagna eh, multimediale lì, usi pure quella col gesso, si capisce lo stesso, l'importante è che quando parla ci affascini però. E c'ha ragione, la scuola non è quella roba lì, non bisogna riempire la scuola di computer, bisogna riempire la scuola di maestri, signori miei. Avviene questa, questa rivoluzione? No, perché in Italia la scuola è sempre stata un luogo di occupazione. Nel senso bisognava trovare lavoro a quelli che si erano laureati. Gli studenti erano l'ultima cosa. La stessa cosa avviene a livelli ancora più immorali all'università. Bon. Che succede in questa età poi? In questa età succede che bisognerebbe in questa fase passare dall'istruzione all'educazione, che sono due cose radicalmente diverse. Perché l'istruzione è la trasmissione di contenuti mentali da una testa all'altra, da un professore a... A uno studente. L'educazione invece è la cura della sua parte emotiva, sentimentale. Oggi noi soffriamo di ragazzi che hanno degli handicap significativi a livello emozionale e a livello sentimentale. Mi diceva Benassayak che aveva aperto uno sportello, a un filosofo Benassayak che insieme a Guerra Abbiamo aperto uno sportello per il disagio giovanile e alla domanda quando veniamo un giovane di che cosa soffre, di che cosa stai male, la risposta era boh, non lo so, però sto male. Quindi non conoscono neanche il nome della sofferenza, tantomeno i percorsi che si possono fare per uscirne fuori. E allora qui prendiamo in considerazione eh, una piccola scaletta. Una piccola scaletta, dobbiamo tenere presente che noi abbiamo per natura gli impulsi, o pulsioni come li volete chiamare, che non hanno linguaggio, hanno gesti. Per cui se tu mi dai del cretino io do uno schiaffone, se sono rimasto a livello impulsivo. Esempio di impulsività e di pulsionalità, di gente rimasta alla pulsionalità, sono i cosiddetti bulli che fa la scuola con i bulli e li sospende, invece dovrebbe tenerli il doppio a scuola per fargli consentirgli un passaggio dalla pulsionalità all'emozione, che è già un passaggio significativo. No, la scuola non se ne occupa dei bulli, mettete fuori. È come la storia dei pazzi. I pazzi, perché vengono messi in manicomio? Mica per curarli quando sono nati i manicomi nell'Ottocento, mica per curarli, ma per difendere la società dai pazzi. E perché vengono buttati fuori i bulli? Per difendere quelli bravi a scuola. La stessa cosa per cui vengono messi un po' fuori quelli di, col di colore, che poveretti ritardano lo sviluppo mentale dei bambini italiani ma stiamo scherzando ragazzi continuiamo a pensare a queste cose anche se non le tematizziamo io ho visto, seguendo i miei nipotini di scuola elementare che fino alla seconda elementare giocano con tutti, sono anche curiosi conoscono la faccia nera, gli altri c'ha la occhia la sentono dalle storie dei loro paesi che erano sentite dai genitori rispettivi poi iniziano la terza elementare e cominciano a evitarli, quelli di colore come mai? Perché gli hanno detto che con quello lì non devi giocare quello lì non lo inviti a casa oh! E allora si innesca qua il razzismo. E dopo abbiamo questi esiti elettorali. Va bene. Andiamo avanti. Eh. Andiamo avanti. Eh. A livello emozionale provano emozioni questi ragazzi. Dunque l'emozione è una cosa importante. Prima ho parlato a voi delle mappe emotive, no? Cioè io compio un gesto e ho una risonanza emotiva di quel gesto. Ovvero se ti do una carezza avrò una risonanza emotiva, se ti do uno schiaffo avrò un'altra risonanza emotiva. Giusto? Kant diceva che la differenza tra bene e male possiamo anche non definirli, non definirla, perché ciascuno li sente naturalmente da sé. Oggi non è più vero che uno sente naturalmente da sé. O perlomeno non è sempre vero che uno sente naturalmente da sé la differenza tra parlare male di un professore o pigliarlo a calci, o addirittura a coltelli. Oppure tra fare la corte a un ragazzo o stuprarla. Non è vero che lo sentono naturalmente da sé. Questo non sentire nell'Ottocento aveva un nome nella psichiatria ottocentesca che era molto più saggia di quella attuale. Fatto su base statistica, la psichiatria ottocentesca aveva coniato il nome di psicopatia, psicoapatia, cioè aveva coniugato un nome in cui diceva che la psiche non registra, è apatica, non registra la differenza tra il bene e il male, tra ciò che è grave e ciò che è grave non è. Ci siamo? Bene, io mi ricordo, mi ricordo solo perché me ne sono occupato a suo tempo, vi ricordate quel delitto di Eric e Omar che avevano ammazzato? la mamma, il fratellino, non è questo il momento psicopatico. Il momento psicopatico è subito dopo, quando dopo aver fatto quel delitto vanno come ogni giorno al solito bar a bere la solita birra. Quindi questo comportamento successivo lascia intendere che quel che è successo quel giorno non è dissimile da quel che succedeva nei giorni precedenti. Non hanno capito la differenza. Questa è la psicoapatia. E oggi i giovani sono abbastanza psicoapatici, capiscono poco la differenza. Non dico tra il bene e il male, ma tra ciò che è grave e ciò che è grave non è. E allora su questa base tu l'hai perso, ragazzo, non c'è niente da fare. Perché se uno non ha un relay interno che gli fa capire la differenza tra... Trastoprare o corteggiare ormai è disastrato. Io mi ricordo ancora per essermelo occupato quando andato in carcere a Tortona a intervistare quelli che buttavano i sassi al cavalcavia, alla domanda perché lo facevi, che cosa provavi, la risposta era, ma era un gioco, cioè nessuna risonanza dentro di loro. Ora non dico che i nostri giovani sono psicopatici, ma eh, certamente eh, sono meno, meno sensibili. La psicopatia va montando. Perché monta? Io mi sono fatto un'idea anche di perché. Perché quando i bambini sono piccoli, devono fare un'infinità di cose: devono andare a scuola, poi devono imparare l'inglese, poi devono imparare a giocare a pallone. Poi devono imparare a sciare. Se sono bambini devono suonare il pianoforte, devono andare a danzare. E quante cose ancora devono fare? I bambini si devono annoiare anche. La noia è il luogo in cui tu crei. Perché è così pesante la noia che ti viene da creare. Nella noia inventi i giochi. E non hai quei giochi che i bambini nei loro compleanni a Natale disfano con una voracità e rapidità e poi buttano là ecco se hanno troppi stimoli i bambini hanno due chance o vanno in angoscia devono fare troppe cose o vanno in angoscia oppure abbassano la percettività della loro psiche esattamente come fanno i vecchi i vecchi sanno ancora, molti vecchi sanno camminare, però di fatto o non escono di casa, oppure se escono fa sempre lo stesso giretto, perché lì tutti gli stimoli che possono incontrare li conoscono già. Ma non si sporgono oltre, perché avrebbero degli stimoli che non riescono a codificare. E la nostra psiche si è fatta. Che tu sei tranquillo finché hai codificato tutti gli stimoli. Se te ne arrivano altri che non riesci a mettere insieme, hai due chance, o vai in angoscio o abbassi la percezione psichica dentro di te e diventi psicoapatico, prima cosa: tutti quei regali che si danno ai bambini concorrono anche loro alla psicopatia, perché i regali non, non risuonano dentro di loro. Prima di tutto ricevono diciamo dei regali che magari non hanno neanche desiderato. E volete mettere invece un, un, un gioco che si inventano loro rispetto a un gioco già confezionato che devono semplicemente usare? Quando eravamo poveri, inventavamo dei giochi. Prendevamo, per esempio, i coperchietti delle birre, ci scrivevamo dentro il nome dei corridori e facevamo la gara per vedere chi vinceva il Tour de France con questi tollini. E quelle cose lì, siccome le hai fatte, tutti interessano e c'è il momento creativo. Quando invece tu fai dei doni che oltrepassano, che il ragazzo non ha neanche desiderato, doni che a te ti compensano perché hai parlato così poco che ti fai sostituire le parole mancate con i regali che gli fai, no? Guardate quando ho fatto un regalo se non fate questa operazioncina. Ecco. E cosa fai che uccidi nei ragazzi il desiderio? Il desiderio si estingue se io ho cose che neppure ho desiderato e quando tu hai in qualche modo indebolito il desiderio del bambino, non ti devi lamentare che dopo lui non abbia voglia da giovane di cambiare il mondo, perché per cambiare il mondo bisogna avere un desiderio di cambiarlo, no? Deleuze uh Gilles Deleuze, il filosofo francese, dice che il desiderio è potenzialmente rivoluzionario, è la macchina che ti fa cambiare il mondo e ti fa cambiare la vita, ma se non hai più desideri, dopo avete questi ragazzi, non so, tranquilli, rassegnati, che dormono fino a mezzogiorno, che si drogano, che bevono. Che io non credo che facciano queste cose per il piacere che produce loro l'alcol o la droga, io credo che lo facciano per anestetizzarsi. Nel senso che se il futuro non mi presenta proprio niente, io non voglio angosciarmi pensando al mio futuro. Mi anestetizzo. Mi anestetizzo o dormendo fino a mezzogiorno, o ubriacandomi, o vivendo l'assoluto presente in modo tale che non mi appaia il futuro. Ultimo stadio, ultimo stadio eh, passare eh, impulsi o pulsioni, emozioni, le emozioni sono molto importanti, eh? sono la metà strada tra la cultura e la natura, eh? nel senso che possono essere presenti in natura e poi represse per effetto culturale, a secondo di come va la nostra civiltà. E come è educata la nostra civiltà? È chiaro che se ci fanno vedere continuamente eh, con la mentalità di oggi che conta solo la novità, dopo un po' di volte che vediamo le tragedie in Afghanistan o in Iraq, non ce ne frega più niente dei morti sepolti, non ci importa più niente, perché la nostra psiche poi non è in grado di emozionarsi se non per le prossimità, per ciò che è vicino, no? Eh? Se muore mia moglie, soffrirò come un cane se l'ho amata. Se muore il mio vicino, gli faccio le condoglianze. Se mi dicono che ogni secondo muoiono otto bambini al mondo, io ho un vissuto di impotenza e per non toccare con mano la mia impotenza, non ci vado. Purtroppo, la nostra psiche ha questo limite. Ci viene offerto il mondo e le tragedie del mondo, cosa che non era nell'età precedenti i mezzi di comunicazione ci offrono il mondo, negli anni 50 noi conoscevamo il mondo del nostro paese, il mondo del nostro rione, ma non il mondo, eh? quando la nostra psiche non è in grado di stare al mondo, perché è in grado di stare solo nel suo ambiente, i tedeschi hanno una parola per dire mondo, Welt, e poi hanno un'altra parola per dire... Il mondo che la tua psiche abita, che è umwelt, il mondo circostante, il prossimo, il mondo prossimale. E più mondo eh, globale ci fanno vedere, più riducono la nostra capacità psichica di reagire. Heidegger definisce l'uomo, non lo chiama né mensche né, man, né man ma lo chiama sein, essere nel mondo, intendo per mondo appunto l'Umwelt, il mondo circostante. I nostri giovani sono al mondo, io direi che questa frase di Heidegger è molto opportuna, che capovolge l'ordine psichiatrico l'ordine psicologico, che è un derivato tutto cristiano, secondo tu i processi psichici si svolgono in interiore hominis, Mentre la psiche è un rapporto corpo-mondo, ecco. Oggi dei nostri giovani non potremmo dire in der Welt sein, essere nel mondo, dovremmo dire in der Web sein, essere in un mondo virtuale, e il mondo reale, e parlare col, col, col corpo dell'altro di fronte, e incrociare lo sguardo fatto di carne e ossa, tutta questa roba qua, no, non c'è più, non c'è più. Ponte Randers dice che il problema oggi non è tanto di sapere cosa possiamo fare noi con la tecnica, ma che cosa la tecnica può fare di noi. Certamente la tecnica nella, nei processi educativi determina uno sviluppo dell'intelligenza convergente, che non serve a niente, e una mortificazione dell'intelligenza divergente che invece fa andare avanti la storia. Convergente sono, è quell'intelligenza che risolve i problemi partendo da come il problema è stato impostato. Divergente è invece l'intelligenza che risolve i problemi capovolgendo l'impostazione del problema. Questo cosa vuol dire? Non so, Copernico, quando ha stabilito. Proviamo a immaginare che non sia la Terra, ma sia il Sole, il centro dell'universo. Ecco qui che cambia l'impostazione del problema. La storia va avanti per, per intelligenze divergenti: ma se tu frequenti il computer, tu sei all'interno del, del modo con cui il problema è stato impostato, che si chiama programma. Se lavori all'interno del programma, trovi soluzioni all'interno del programma. La tua intelligenza resterà convergente. Convergente è già l'intelligenza che richiede la scuola perché i creativi vanno male a scuola? No, si sa, disturbano. I creativi hanno un'intelligenza divergente di solito. E poi, eh, con l'introduzione dell'informatica, c'è uno sviluppo dell'intelligenza convergente. E guardate che se tutti pensiamo alla stessa cosa. E se alla fine sentiamo tutti la stessa cosa, non è una bella prospettiva, eh? anche in, in ordine alla democrazia. Mi raccomando, come dice Nietzsche, quando l'umanità diventa grege, vuole l'animale capo. Bene, bisogna sviluppare il sentimento nella scuola. Il sentimento non è naturale... Sentimento è culturale, i sentimenti si imparano, non sono dati in natura. In natura sono date le pulsioni, sono date le emozioni, ma non i sentimenti. I sentimenti si imparano. Tutte le tribù primitive hanno raccontato dei miti in maniera tale da fare una sorta di descrizione, di scenario dei sentimenti umani, delle passioni umane e dei percorsi che si possono fare per riuscire bene o per riuscire male. Questi miti a sentire Ernesto De Martino che è stato un grande antropologo nella seconda metà del Novecento e che faceva i suoi esperimenti sulla popolazione della Basilicata, pensate che negli anni 50 in Basilicata dove ha lavorato De Martino non si conoscevano gli specchi e quando De Martino glieli faceva vedere aveva, eh, chi, chi, chi si guardava aveva delle crisi psicotiche perché non aveva mai visto la sua faccia, 1950 quindi non nel Medioevo. Bene, eh, cosa succede? Lui dice: bisogna che i miti, i racconti facciano quella metastoria per cui io, che mi trovo in questa situazione di difficoltà della mia esistenza, di precarietà della mia esistenza, ho dei paradigmi di come si esce. Perché conosco che la mia situazione assomiglia a quella raccontata in quel mito, e, da que e così si esce. Che un, eh, allora un, la nostra storia personale deve sempre rifarsi a una sorta di metastoria. La mitologia greca, la mitologia greca era un grandissimo scenario di sentimenti e passioni umane. Zeus era il potere, Atene so, l'intelligenza, Afrodite la sessualità, Apollo la bellezza, Ares l'aggressività, Dioniso la follia, era rappresentato tutto, altro che dai falsi bugiardi, era un aiuto enorme nella conduzione della propria vita, avere questi modelli, questi miti, come è successo questo in quella storia là, e con quel mito così succede a me e si esce così o ci si danna così. Le nostre nonne facevano questa funzione, le nostre vuol dire le mie, perché non so, quelle di oggi non so, mi pare si facciano il lifting, passano il loro tempo a fare queste cose, no? Raccontavano storie, anche truculente. Perché i bambini è bene che conoscono anche il male, dice Freud. Smettiamola di insegnare ai bambini che le cose sono tutte belle. Non è vero, non le prepariamo quando incominciano a affrontare la vita. I bambini devono conoscere anche la morte, anche, anche se hanno 5-6 anni, devono vedere anche i morti. E fanno fatica a interiorizzare questa figura perché non rientra nella loro dimensione. Però devono cominciare a conoscere. C'è anche il male, dice Freud. Smettiamo di raccontare le favole di Natale, dice lui, anche se è molto consolante per gli adulti, conclude. Va bene, i sentimenti si imparano. E adesso noi non possiamo più ricorrere ai miti, abbiamo però quel, quel repertorio pazzesco che è la letteratura. Che cos'è la letteratura in poche parole? È il luogo in cui tu conosci che cos'è l'amore, in tutte le sue configurazioni, in tutte le sue declinazioni, che cos'è il dolore, che cos'è la noia, che cos'è il suicidio, che cos'è la disperazione, che cos'è la tragedia. E le impari lì, queste cose. Allora nella scuola non bisogna introdurre computer, che tanti ragazzi li sanno maneggiare tranquillamente, non hanno bisogno di andare alla scuola per imparare. Sarebbe come se quando sono entrate le macchine, sono state inventate le macchine, la scuola si do avesse, avesse dovuto incaricarsi di insegnare la patente. No, imparare la patente è un'altra parte. La scuola, scuola deve formare i sentimenti, perché l'educazione è questo, si distingue dall'istruzione proprio per la cura dei sentimenti. Devi insegnare queste cose ai ragazzi. E quindi tanta letteratura... Tenendo conto che le scuole fino a 18 anni sono tutte scuole di formazione, che si chiami liceo, magistrali, istituto tecnico, non è che devi ancora imparare un mestiere o scuola lavoro, robe di questo genere. Impara a essere uomo perché dopo che sei uomo puoi cominciare a imparare una, una specialità, una formazione, una capacità, una competenza. Ma prima forma l'uomo e l'uomo lo formi se gli crei una dimensione sentimentale dentro. Sentimento è una facoltà cognitiva, non è solo qualcosa che si sente. Una mamma conosce, la mamma conosce la sofferenza del suo bambino, anche se il bambino non parla perché lo ama. Se viene lì un terzo e vede che il bambino piange non capisce perché piange. Due innamorati capiscono la densità, lo spessore delle parole che si scambiano perché si amano. Sopraggiunge un terzo, quelle parole non acquistano lo stesso significato. L'amore è conoscenza, una conoscenza non razionale. Ma l'irrazionale non è una cretinata, l'irrazionale è anche un modo di arrivare alla cosa prima ancora dei procedimenti di pensiero. Tanto per fare un esempio, quando voi dovete comprare una casa, pensate di fare tutti i vostri ragionamenti: il mutuo, il costo, i soldi che avete la richiesta di un po' di soldi dai vostri genitori, fate tutti i calcoli sul tavolo, ragionate, guardate la casa, vi stabilite il piano, l'esposizione e tutto quanto. Finito tutta questa operazione razionale, quando decidete di comprarla, entrate in quella casa e nel momento in cui entrate vi sentite o non vi sentite a casa. Sta roba si chiama sentimento. È lì che accade la decisione. Le decisioni avvengono tutti su base sentimentale. E perché è lì... Siamo fatti così. Allora i sentimenti vanno insegnati ai ragazzi e sulla base dei sentimentali, quando avete a che fare con un uomo, dopodiché comp le competenze si acquisiscono molto rapidamente, soprattutto le competenze tecniche sono di una semplicità pazzesca. Eh, molto più semplice imparare una competenza tecnica che imparare una competenza di vita. Eh. Bene, chiudiamo il discorso eh, dicendo che dunque. I giovani dai 15 ai 30 anni hanno il massimo della forza biologica, cioè il loro corpo è un corpo bello, forte, e anche quello, lo stereotipo che i ragazzi vogliono fare le veline o i calciatori sarà uno stereotipo, però è un segnale che dice l'unica cosa che posso vendere è il mio corpo, o comunque il mercato di me chiede il corpo. La forza, la bellezza, queste figure qua. E guardate che gli operatori di mercato conoscono i giovani meglio dei loro genitori e meglio dei loro insegnanti, anche perché i giovani con le loro macchinette, smartphone eccetera continuano a fornire informazioni agli operatori di mercato. Poi hanno il massimo della potenza sessuale tra i 15 e i 30 anni, ma non è procreativa, perché la nostra società non ti consente di fare un figlio a 14 anni quando si sviluppano gli organi sessuali. E già Maritain, che era un filosofo cattolico, scrive a Paolo VI una lettera in cui dice che la nostra società ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto. So benissimo che i giovani non fanno gli angeli, però, tutto sommato, una società che diventa procreativa a 30-35 anni è una società che declina. Eh? È inevitabile. E poi l'intervallo l'intervallo tra la potenza sessuale e la riproDUTTIVITÀ è eccessivo e quando si crea un eccesso di distanza tra natura e cultura c'è qualcosa che non funziona. Soprattutto dai 15 ai 30 anni c'è il massimo della potenza ideattiva. Il massimo è in quell'età lì. Per esempio, i matematici sono esclusi dal premio Nobel perché inventano teoremi al massimo fino a 30 anni. Poi non ce la fanno più, poi fanno i professori di matematica. Tant'è che loro hanno fatto un Nobel per loro conto, che arriva però fino a 35 anni, in cui si premiano tra di loro sulla base di quello che hanno fatto. Non so, Einstein ha trovato la sua formula a 24 anni, Bill Gates non era molto vecchio quando ha inventato il suo sistema Google, no? Non so, Mozart suonava a 17 anni davanti a Principe e Papi, è il massimo della potenza. Non sarà una, una, è una potenza ideativa che ha già capito troppe cose anche se non le ha sistemate dentro nella sua testa. Se noi utilizzassimo e parlassimo con questi giovani i loro momenti ideativi, invece di assumerli per fare le fotocopie? o metterli lì in uno stato e pensare che i vecchi sappiano tutti, i vecchi hanno il loro sapere, la loro esperienza ai giovani non serve a niente, la loro ideazione è intuitiva del futuro, non li utilizziamo, non li utilizziamo a questo punto ditemi voi che società può avere un futuro. Io qui ho finito, vi ringrazio, arrivederci.